Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News. In apertura ci occupiamo della condizione in cui versa il verde pubblico nella zona di Via Principe di Napoli. Praticamente le chiome degli alberi hanno quasi del tutto coperto i marciapiedi, con disagi anche per la viabilità pedonale. Ci occuperemo poi di istruzione, in questo caso di università. Sentiremo Michele Della Vecchia dell'Unicurs Licata, dove sono stati completati due importanti corsi regionali. Ancora un'altra segnalazione che ci arriva da Via Barrile, dove la mancata sistemazione di un tombino sta creando non pochi disagi ai residenti, soprattutto nelle ore notturne. Chiusura con lo sport e il calcio, niente trasferte in Campania per il Licata a causa di alcuni casi Covid. Andiamo a vedere i servizi. Ognuno dipinge il quadro della propria vita con i colori delle proprie scelte. Scegliete il Linares. Vi aspettiamo. Le fronde degli alberi di Via Principe di Napoli hanno quasi del tutto coperto il marciapiede e ostacolano anche il regolare passaggio dei pedoni. A lamentare disagi sono soprattutto i residenti in zona. Sarebbe il caso di intervenire con celerità per ridare un tocco di pulizia e decoro a una via che è una delle arterie principali della città. È quanto si augurano soprattutto i residenti. Via Principe di Napoli, siamo in pieno centro città. Le chiome degli alberi, come potete vedere da questa inquadratura, hanno praticamente quasi del tutto coperto il marciapiede, con disagi alla viabilità, con disagi che abbiamo documentato della gente che non riesce sostanzialmente ad attraversare il marciapiede. In altre zone della città si sta intervenendo sulla capitozzatura degli alberi, qui invece ancora no. Segnalazioni a go-go arrivano alla nostra emittente, al nostro canale, perché la gente ha proprio difficoltà ad attraversare questi marciapiedi che sono cruciali per la viabilità in questa parte della città. Segnalazioni che ovviamente giriamo all'amministrazione comunale, perché come potete vedere da Via Principe di Napoli praticamente non si passa più. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare. Oggi è una giornata di grande soddisfazione per la nostra struttura formativa. Con gli esami finali si sono conclusi due percorsi di formazione professionale finanziati e promossi dall'avviso 8/2016 della Regione Siciliana, un corso di operatore socioassistenziale e un corso ASI di assistente servizi all'infanzia. 32 allievi hanno avuto la possibilità di formarsi in maniera completamente gratuita, si sono formati a Licata e hanno conseguito una qualifica professionale spendibile su tutto il territorio comunitario. Una grande soddisfazione per noi, per tutto il nostro staff, per le sinergie che abbiamo instaurato grazie all'ente di formazione professionale Infop, e quindi non ci resta che esprimere la nostra grande soddisfazione. La sede Unicurs di Licata è polo di studio autorizzato dell'Università e Campus. 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamento, 24 CFU, certificazioni informatiche e linguistiche. Un tutor personale sempre al tuo fianco durante il percorso di studio.
Vieni a trovarci o contattaci per scoprire la nuova offerta formativa e le esclusive promozioni in corso. Da poco sono stati conclusi dei lavori sulla rete fognaria di Via Barrile, arteria stradale principale del quartiere Marina. Dai residenti nel rione arriva però una segnalazione alla nostra redazione. Uno dei tombini fognari non è stato correttamente fissato al terreno e sta creando non pochi problemi a chi abita nei tanti condomini di Via Barrile. Al passaggio di ogni vettura, ci fa sapere una delle residenti, il tombino si muove e genera un notevole rumore. Per chi ha le stanze da letto prospicienti a questo tratto di strada è un serio problema, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Chiediamo una rapida sistemazione di questo disservizio. Segnalazione che giriamo all'amministrazione e agli uffici comunali. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. La sfida in programma domenica 4 dicembre tra Santa Maria Cilento e Licata, valida per la 14ª giornata di Serie D del Girone I, è stata rinviata a data da destinarsi. Le motivazioni derivano da situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti. Si legge questo in un comunicato ufficiale della formazione gialloblu, che deve dunque fare i conti con alcuni casi di Covid all'interno del gruppo squadra. Una situazione non semplice per mister Romano che oltre allo squalificato Pedalino e agli infortunati Frisenna, Pino e Calaiò deve adesso fare i conti anche con alcuni casi di positività all'interno del gruppo squadra. Il Licata arriva da 4 risultati utili consecutivi, di cui 2 vittorie contro Acireale e Real Aversa e 2 pareggi con Lamezia e San Cataldese, entrambi in trasferta. Dopo un inizio a stento, infatti, la squadra del presidente Enrico Massimino ha ripreso la giusta via e ha ottenuto 19 punti nelle prime 12 partite, allungando più 6 sulla zona playout, ma trovandosi addirittura a 2 punti dai playoff e a 3 dal secondo posto, nonostante Lamezia abbia comunque una partita in meno. Momento invece favorevole per la polisportiva Santa Maria per fermarsi e provare a riordinare le idee. La squadra dei mister di Gaetano infatti non vince da 6 partite, avendo ottenuto 4 pareggi e 2 sconfitte, ma comunque trovandosi, seppur di un solo punto, fuori dalla zona playout. La sfida sarà sicuramente recuperata in infrasettimanale, ma resta da capire quando e soprattutto resta da capire come si evolverà la situazione Covid in casa gialloblu. Intanto, con l'apertura del mercato di dicembre, sono andati via Baldè, già ufficializzato all'Aianese, Bertella, che si è accasato in eccellenza al Profavara, e Izco, in procinto di trasferirsi nel girone H, in Puglia, al Fasano. Hanno lasciato la squadra anche l'esterno 2003 Cannia e il difensore Gabriele Rubino.